compagnia di Paolo Pavesio, direttore marketing Yamaha, che ci racconta cosa c'è di nuovo qua a EICMA, cosa avete portato. Ci sono diverse cose molto interessanti, direi. La prima è qua alle mie spalle, ma non è solo qui, perché anche nell'area esterna di Motolive, dove da oggi lo facciamo provare in anteprima mondiale ai clienti italiani, parlo del nuovo T-Max, ovviamente. Un prodotto che per noi è fondamentale, perché ci ha permesso in 11 anni in Italia di avere 115.000 nuovi clienti. Posso dire che è un successo tutto italiano, T-Max? È un successo nato in Italia, nei primi 5-6 anni l'abbiamo venduto quasi solo noi, per tagliare corto. Negli ultimi 4-5 anni il fenomeno si sta espandendo in Europa, oggi l'Italia pesa circa il 50% dei volumi complessivi. E questo perché gli italiani, per la loro cultura che derivava anche dallo scooter, hanno capito prima che questo era un prodotto che riusciva veramente a mettere insieme la funzionalità tipica dello scooter da un lato con il piacere di guida della moto. Perché è molto divertente vedere i motociclisti scendere dal T-Max quando lo provano la prima volta, l'espressione tipica è quella della sorpresa, e il segreto è tutto sommato abbastanza semplice: il motore è ancorato al telaio, poi parleremo del nuovo 530, e il peso è quasi al 50% sull'avantreno, cioè una situazione ciclistica da moto. Però Yamaha non è solo T-Max, so che avete qualcosina sull'R1, mi sembra aver sentito che c'è qualche novità. Sì, quest'anno sull'R1, a parte un redesign estetico, arriva una cosa molto importante che i clienti ci chiedevano, che è il traction control. Deriva ovviamente dall'esperienza che abbiamo fatto sulla MotoGP: la gestione elettronica delle potenze delle super sportive ormai è un'esigenza, sia quando si va su strada per avere maggior sicurezza, ma poi quando si va a spingere, ed ecco perché è regolabile l'intervento del traction control in pista, permette di essere alla fine più veloci. Si apre il gas con un po' di fiducia e la moto fa strada senza derapare o senza fare pericoli ai side. Diciamo che c'è molta più sicurezza col track control. Forse i puristi, quelli che non amano certe cose, la vedranno male, ma per la sicurezza, e noi siamo per la sicurezza, sicuramente è benvenuto. No, ma il purista ormai ha smesso di storcere il naso, perché quando controlla il cronometro si è più veloci, quindi si è adattato volentieri. Sì. So che c'è qualcos'altro anche sugli scooterini piccoli, mi sembra che sì. Ci sia qualche altra piccola novità o sbaglio? Una novità che è piccola, perché non è tanto grande fisicamente lo scooter, ma è molto importante per noi, perché va nel segmento più importante dal punto di vista dei volumi del mercato, che è quello degli scooter a ruota alta da città, 16 pollici, pedana piatta, ed è un prodotto che Yamaha ha costruito esclusivamente per il nostro mercato. Quello che piace tanto alle ragazze. Piace molto anche alle ragazze, infatti 155 e 125 di cilindrata, soprattutto proprio per loro, con la pedana piatta più grande della categoria, noi diciamo a prova di shopping compulsivo. C'è voglia di motociclette, fatemi dire, semplici e con linee classiche. Abbiamo fatto un esperimento, abbiamo fatto un'anteprima mondiale anche qui ieri, infatti, perché abbiamo dato ai tre customizer più famosi al mondo, Roland Zend l'americano, Marcus Valls il tedesco e Lazaret il francese, il nostro V-Max, che è una moto senza tempo, sulla quale loro sono 200 intervenuti. 200 cavalli. 200 cavalli. E in questo estendiamo, perché guarda il futuro pur avendo 30 anni di storia. E hanno creato queste tre special uniche che sono esposte qui nell'area EICMA Custom e che fanno vedere come si può interpretare una moto mito, e che per noi sono un primo passo verso un mondo che ci interessa molto. Ok, direi che ne abbiamo abbastanza. Io sono contento che voi siete così entusiasti, che avete portato tante novità sul mercato, e un grosso bocca al lupo per il 2012 che sta per entrare con grandi successi. Crepi, grazie a voi.